Buongiorno ragazzi, benvenuti nella lezione a distanza di tecnologia. Oggi faremo una costruzione geometrica. Costruzione geometrica dell'ovolo dato l'asse minore. L'ovolo è una figura geometrica piana, delimitata, vedete, da una linea curva chiusa. Presenta un asse di simmetria e il suo disegno è definito da un semicerchio che viene raccordato da un semiovale. Ecco il risultato. Noi faremo un uovo di Pasqua. Prima di iniziare, ti ricordo che il banco va tenuto pulito e libero, devi fare la punta alla matita, procurarti una penna per il ripasso ed anche dei colori. Inizialmente le linee vanno tracciate in modo sottile e leggero e poi ripasseremo magari quelle che vanno messe in evidenza. Per il disegno io utilizzerò OpenBoard, che è un'applicazione gratuita di lavagna interattiva multipiattaforma. Se vuoi puoi utilizzarla anche tu. Bene, cominciamo. Allora, prendi il foglio. Puoi scrivere tavola 2, ovolo dato l'asse minore e quindi uovo di Pasqua. Con lo strumento linea sottile, possiamo andare ad unire puntini che ci delineano la mediana di questo foglio, in questo modo. Sempre con linea sottile, sulla mediana andiamo a prendere un segno a 8 cm e poi con l'uso contemporaneo delle due squadre andiamo a fare una linea orizzontale al puntino che avevamo messo prima. Dalle applicazioni andiamo a prendere il compasso perché ci servirà. Abbiamo individuato il punto O. Prendiamo adesso il compasso, puntiamo in O con apertura di 6 cm, tracciamo la circonferenza. Abbiamo individuato quindi i punti C, B, D e A. E C, D è l'asse minore. Uniamo adesso, sempre con linea sottile, il punto C con il punto D e B e prolunghiamo il punto D con il punto B. E prolunghiamo. Prendiamo adesso il compasso, lo puntiamo in C con apertura CD, facciamo un arco. Puntiamolo adesso in D e sempre con apertura CD tracciamo l'altro arco. Abbiamo individuato in questo modo i punti 1 e 2. Adesso prendo il compasso, punto in B con apertura B1 e faccio l'arco. Bene, in questo modo abbiamo concluso la costruzione dell'ovale. Per completare il disegno e quindi fare l'uovo di Pasqua, possiamo cominciare a cancellare alcune linee che non servono più e con la squadretta andiamo a prendere la misura di 2 centimetri, quindi un segno a 2, un segno a 4, un segno a 6, un puntino a 8, un puntino a 10, uno a 12, uno a 14 e con l'uso contemporaneo delle due squadre andiamo a tracciare le linee orizzontali rispetto a questi punti che abbiamo fatto prima. In questo modo otteniamo l'ovo di Pasqua in segmenti. Cancelliamo tutto quello che non ci serve e
Completiamo la figura colorando. Otteniamo così l'uovo di Pasqua colorato. Il lavoro è finito. A presto!